operazioni militari israeliane si sono intensificate in questa notte, continuano i bombardamenti, aumenta il numero delle vittime civili. Questo naturalmente dà la possibilità ad Hamas, un'organizzazione che fino a 4 mesi fa era completamente allo sbando, sfiancata economicamente con i padrini iraniani, siriani e un tempo la Fratellanza Musulmana dell'Egitto che li sosteneva, ormai hanno prosciugato le loro risorse. Con questa offensiva militare ritornano al centro della scena, lo rioccupano nel modo che loro volevano. Noi siamo la resistenza contro l'occupazione. Questo mette in grande difficoltà anche il presidente Abu Mazen, che si trova costretto a condannare i raid degli israeliani, ma non riesce con la stessa forza a chiedere ad Hamas di interrompere gli attacchi contro Israele.